vorrei partire da ringraziare i tifosi, da ringraziare tutto quanto il palazzetto, tifosi e società, perché non è banale e non sono cose che posso lasciare dopo, ecco, perché sono importanti aver avuto una società sempre vicina in ogni istante di questo periodo, insomma, in cui abbiamo avuto diversi problemi, e aver sentito stasera il palazzetto che ci ha aiutato nei momenti di difficoltà del secondo quarto, nel momento nel momento migliore del terzo inizio quarto, insomma, sono cose da cui abbiamo tratto energia e sono cose, secondo me, dalle quali è giusto cominciare. Poi la partita, intanto prendiamo i 2 punti, che vuol dire tanto dal punto di vista emotivo, dal punto di vista del toglierci quei pesi sulle spalle, che comunque, insomma, alla fine noi lavoriamo per ottenere dei risultati, e i risultati condizionano il lavoro. E quindi questo stasera era la cosa più importante. Non era importante come, non era importante quando, era importante vincere. Poi è chiaro che in genere le vittorie vengono anche dopo buone prestazioni, più delle volte. Questa sera abbiamo, secondo me, messo in campo dei passi avanti. Abbiamo giocato una buona partita di squadra da livello offensivo. Abbiamo non sempre attaccato dove e come volevamo attaccare i nostri avversari. Insomma, queste sono cose che ovviamente piacerebbe vedere più spesso e con più continuità, però devo dire che si è visto, almeno mi è sembrato chiara la voglia e la determinazione e la difficoltà, ma nella difficoltà il desiderio di giocare, di provare a seguire una traccia che avevamo dato e tutto il lavoro che in queste 2 settimane avevamo fatto. A livello difensivo abbiamo lavorato duro nelle piccole cose, negli uno contro uno, in cui in alcuni accoppiamenti eravamo in grossa difficoltà. Abbiamo lavorato duro ai rimbalzi, abbiamo lavorato duro nelle palle sporche, nelle palle 50-50, che sono poi quelle che ti danno anche grande spinta emotiva e la danno alla squadra, la danno al pubblico. Quindi in tutte queste cose abbiamo fatto un buon lavoro, io credo. Il commento che io credo sia giusto fare per fotografare la nostra situazione attuale è che siamo come un bambino piccolo che fa gli errori dei bambini piccoli, e queste cose lasciano grandissimo amaro, perché si lavora tanto per mettere insieme i piccoli vantaggi, e poi come diceva il grande Nicolic, poi con una scarpata butti giù tutto. Errori banali, errori direi stupidi, errori di superficialità, errori di non senso del dramma, perché schiacciate sbagliate nel 3 contro 1, piuttosto che da una situazione difensiva estremamente vantaggiosa all'ultimo secondo esci con un tiro a 3 punti preso in faccia. Insomma, cose che basterebbe un po' di esperienza o malizia sportiva per evitare. Però, ripeto, i bambini piccoli poi crescono, diventano grandi, e la speranza, la voglia, il desiderio che abbiamo tutti è quella di crescere, crescere ovviamente nel più breve tempo possibile, però di crescere.